Ciao. Ciao. Come ti chiami? Gigi Garelli, candidato a sindaco. Questo è quello che io vorrei davvero. Ecco, io penso che sia proprio importante parlare chiaro fin dall'inizio. Mi affaccio a questa esperienza, come dicevi, per portare quella che è la specificità dell'esperienza che ho fatto fino ad oggi, che è proprio quella del movimentismo, dell'associazionismo, un mondo dove l'idealità ha una presenza forte, ha un valore forte. Mi piacerebbe che la gente cogliesse quanto di buono c'è in questo aspetto, perché è vero che qualcuno dice non hai esperienza politica, non hai ancora mai fatto amministrazione, come fai? Prima cosa che dico è che nella nostra squadra c'è gente che invece ha alle spalle un cammino di solida presenza politica, quindi anche esperienze in ambito amministrativo, ma al di là di quello penso che davvero in certe occasioni gli esperti, tra virgolette, hanno dimostrato di essere capaci anche a fare grandi pasticci. Lo si è visto nel mondo della finanza, lo si è visto nel mondo della politica, talvolta lo si è visto anche nell'ambito dell'amministrazione, non dico nostra, ma in generale. Allora, non è così automatico che gli esperti siano anche persone capaci a fare veramente bene. Allora, noi vorremmo con la nostra squadra tentare questo, mettere insieme l'entusiasmo dell'esperienza del movimentismo, dell'associazionismo, del volontariato, dell'impegno partecipato, insieme anche ovviamente, non siamo degli sprovveduti, alla capacità politica, all'esperienza della cosiddetta governance della città. Allora, speriamo che dall'innesto genuino, voglio dire disinteressato, non nel senso positivo di questo termine, dall'innesto, dall'incrocio, dalla sinergia di questi due mondi, di questi due modi di lavorare, possa nascere qualche cosa di bello per la città. Non dico di totalmente nuovo, nel senso che non siamo Milano, dove c'è alle spalle un'amministrazione catastrofica da rinnovare completamente. Cuneo fino ad oggi ha lavorato in molti aspetti bene. Si tratta di dare continuità, organicità e anche una ventata di novità in alcuni ambiti, ripeto, attingendo a queste diverse forze che si sono messe insieme per la costituente dei beni comuni, che da questo punto di vista è proprio un soggetto nuovo. Allora, concludo dicendo che la gente deve saperlo, non deve aspettarsi da questa nostra proposta politica qualcosa di vecchio, di tradizionale, di consueto. Ci sarà continuità, ma ci sarà anche molta novità, e dal punto di vista dei contenuti, ma anche dal punto di vista proprio della modalità di conduzione e di gestione della vita pubblica. In questo ci crediamo davvero. La gente risponde benissimo, per ora. Siamo stati in due o tre posti, sono stato al comitato del quartiere di San Rocco, altri posti dove siamo stati, la gente ha veramente voglia di essere ascoltata e di poter partecipare perlomeno dicendo quali sono le proprie esigenze. Dico, sembrerà scontato, ma non lo è, nel senso che si potrebbe anche pensare che vista la crisi, vista la voglia di antipolitica, la gente sia stufa e abbia voglia di richiudersi nel privato a coltivare i propri interessi, il proprio piccolo orticello. Non è così. Ripeto, sono stato in un paio di comitati di quartiere dove c'è della gente che gratuitamente, per puro volontariato, si prende a cuore le sorti non del proprio pezzettino di marciapiede, ma del benessere del proprio quartiere. Questo è stupendo. Noi ci mettiamo in atteggiamento di ascolto, ripeto, anche informale, nel senso che ogni volta che abbiamo raccolto firme per adesso al mercato, nelle strade, è stata un'occasione per ascoltare quello che la gente aveva da dire. Abbiamo una sede che è aperta tutti i pomeriggi, abbiamo predisposto proprio molto semplicemente dei cartelloni dove la gente possa entrare, dire quello di cui ha bisogno, fare suggerimenti, fare proposte. Abbiamo in mente però, oltre a questo contatto informale, questo ascolto informale con la gente, anche l'idea di un assessorato proprio all'ascolto, alla partecipazione, all'incontro con le persone,
che vuol dire veramente creare delle strutture di ascolto, di consultazione, e oggi è proprio possibile, nel senso che è possibile ad esempio mettere in rete le sedute del Consiglio Comunale, è possibile mettere in rete delle riunioni di commissione che siano particolarmente significative, vale a dire che ci sia proprio una osmosi tra la città e la sua amministrazione, in modo che l'amministrazione possa ricevere gli input, anche se la parola non mi piace, ma vuol dire i suggerimenti, le spinte che provengono dalla città, e dal canto suo la città anche sappia però quello che l'amministrazione sta facendo, concertando, ecco, le scelte che si fanno. Io non credo di dover diventare uno yes man, e neanche così l'amministrazione deve diventare un'amministrazione che dice di sì a tutto e a tutti, perché il realismo toglie questa possibilità. C'è però la possibilità invece realistica di far sì che le scelte che si assumono, che le scelte che si prendono, siano delle scelte che davvero vanno nella direzione del migliore bene possibile per tutti. È chiaro, ciascuno dovrà rinunciare a qualche cosa, ma sapendo di averne poi in cambio molto di più. E questo è quello veramente in cui credo, pensando che sia possibile mantenere aperto un contatto tra la città e l'amministrazione. L'amministrazione non è un luogo dove ci sono delle persone che comandano dei sudditi. In questo mi appello veramente all'antico modello della polis, della città, dove si era cittadini e non sudditi. Forse una certa politica a livello nazionale ci ha portato in questa direzione. Alla faccia di tanti proclami di federalismo, di partecipazione, qua si sta trattando le persone come sudditi che devono digerire qualunque cosa perché un capo lo dice e lo propone. Io non credo a questo tipo di politica, ed è anche per questo che lascio per un attimo, lascerò se sarà il caso, alcune delle mie attività per dedicarmi all'attività amministrativa, perché credo che davvero ci sia bisogno di recuperare quello che era il vecchio stile della politica, che è quella di persone che si mettono al servizio della propria città, della propria comunità. In questo penso che davvero la stagione della resistenza, la stagione della costituente vera, quella della Costituzione, sia stato un modello a cui ispirarsi, persone che hanno pagato di persona, che si sono messe veramente al servizio della città per costruire insieme, ecco, il bene di tutti. Mi fa piacere ricordare quella stagione, una stagione che ha plasmato molto il mio carattere, il mio modo di essere, perché fin dall'inizio mi ha chiesto di mettermi in gioco in prima persona, di sentirmi responsabile delle persone più giovani e prendermi a cuore anche la loro crescita, il loro diventare grandi. E penso che per un amministratore questo aspetto sia fondamentale. In particolare per quanto riguarda gli spazi dei giovani, credo che debbano essere valorizzate tutte quelle realtà che già esistono, immateriali magari, nel senso che esistono tante realtà di ragazzi che di nuovo si mettono in gioco, che hanno voglia di cambiare, hanno voglia di esprimersi, hanno voglia di essere presenti in modo costruttivo. Allora, sono convinto che si debbano dare spazi, risorse, investire energie per far sì che questo possa emergere, perché davvero è un vantaggio per tutti, nel senso che aiuta la città a respirare meglio, a essere più viva, a guardare al futuro. E senza demagogia, davvero, i giovani sono il futuro, il nostro futuro, il futuro della città, e in una città come Cuneo, delle dimensioni di Cuneo, penso che sia ancora possibile davvero in modo anche personale, quasi informale direi, dare fiducia a chi ha voglia di fare. E su questo penso che ci siano spazi e possibilità, anche attingendo a risorse che non sono immediatamente cittadine. Sappiamo bene che siamo in tempi di crisi, in tempi di poche risorse, ma a quanto so, a quanto mi consta, ci sono risorse a cui attingere a livello europeo, a livello più ampio, ecco, rispetto alla semplice realtà comunale, e ci sono anche competenze per poterlo fare in modo efficace. Il centro storico abbia bisogno di essere rivalorizzato
continuando sulla linea che in qualche modo è stata intrapresa da questa giunta, perché il fatto già anche soltanto di ridare bellezza esteticamente parlando al centro storico è una scelta positiva, è una scelta che sta ad indicare che c'è voglia di investire delle risorse. Si può fare di più, noi abbiamo detto, dando la misura di quelli che sono i luoghi che si possono ristrutturare in modo positivo, in modo produttivo, facendo sì che appunto le persone siano in qualche modo invitate a tornare a vivere nel centro storico, che si riutilizzino quei luoghi che in questo momento sono in condizioni di degrado, e tra questi importantissimo, come accennavi tu, è proprio il fatto di creare, trovare spazi che diano la possibilità ai bambini, alle nuove generazioni di incontrarsi, di trovarsi, rigustando di nuovo la bellezza di essere lì senza dover andare altrove per cercare spazi di vivibilità. Può sicuramente valorizzare moltissimo le proprie risorse. Uno da questo punto di vista ha bisogno, sia dal punto di vista energetico, sia dal punto di vista dei trasporti, sia dal punto di vista dell'uso del territorio, ha bisogno proprio di recuperare su alcuni aspetti. Abbiamo dell'aria buona, ma può essere migliorata. Abbiamo un territorio che al momento è un territorio buono, pieno di risorse, ma che va valorizzato. Da questo punto di vista credo che davvero possiamo lavorare il più possibile per far emergere tutto il buono che c'è, che non vuol dire però autarchia. Ecco, se Transition Town vuol dire autarchia non ci credo, perché in questo momento penso ad esempio al parco fluviale, penso ad esempio alla rete dei trasporti, penso ad esempio all'aspetto del lavoro. È giusto valorizzare le risorse interne, è giusto far arrivare al più possibile ad una autonomia territoriale, ma in relazione di solidarietà e di concertazione con il territorio che circonda. E penso che le risorse ci siano davvero, risorse, competenze, persone ad esempio che nella nostra squadra lavorano da anni su questi temi e che hanno qualcosa di serio davvero da proporre. Sottolineo di serio, perché fino a poco tempo fa c'era chi diceva sì, ma quel discorso dell'energia, dei recuperi, eccetera, sono cose, idee molto belle, ma il realismo spinge da un'altra parte. Oggi abbiamo capito con chiarezza che gli illusi, che i sognatori, che gli utopisti sono coloro che prevedono e continuano a proporre un vecchio modello di sviluppo, un vecchio modello di impostazione territoriale, e si deve veramente con realismo cercare di andare in un'altra direzione. E sì, crediamoci, c'è davvero la possibilità di farcela se tutti collaboriamo, se tutti mettiamo la nostra ricchezza, il nostro talento. Davvero Cuneo ha la dimensione, le proporzioni, la grandezza giusta per fare qualcosa di veramente bello per il futuro. Grazie Gigi, auguri. Grazie a te, ciao. Ciao.